Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Subito le notizie principali di oggi. Vigilia dei morti, grande affluenza al cimitero di Catania per una tradizione che si rinnova. Funzionano servizio d'ordine e collegamenti con gli autobus, ma al Camposanto non mancano i disservizi. E domani in Sicilia si celebra la festa dei morti, tradizione, dolci e tipici regali per i più piccoli, ma tra i giovani prende sempre più piede Halloween. Palermo ogni giorno più violenta e pericolosa, intanto alla stazione centrale del capoluogo, così come in altre città italiane, arriveranno i militari con compiti di sorveglianza degli obiettivi sensibili. Poliziotto eroe ad Agrigento, libero dal servizio, si è lanciato tra le fiamme salvando 4 bambini e un cagnolino. Protagonista Santino Cosenza, 50 anni, sovrintendente in servizio alla Polfer. Palermo in esclusiva per la festa del miliardario giapponese Nakajima. Il magnate ha affittato i teatri Massimo e Politeama ed ha prenotato per intero i 2 grandi alberghi di lusso della città. Calcio, il Catania torna alla vittoria sul campo del Brindisi nel recupero della seconda giornata. Sarao e Bocic firmano il successo dei rossazzurri. Tabbiani, non dobbiamo pensare alla classifica. Ogni istante all'insegna della tradizione, in migliaia al cimitero di Via Acquicella a Catania. Tante le segnalazioni di disservizi con ampie zone del Camposanto al buio ed altre in totale abbandono. Tonino De Mano. Io comunque sia, se ho dei fiori in più, sono sempre propensa a lasciarli. Anche se non conosco. Nel segno della tradizione sono migliaia i catanesi in visita in queste ore al caro estinto. Preso d'assalto il cimitero di Via Acquicella, che già di buon mattino è meta di un vero e proprio pellegrinaggio che proseguirà anche domani e nei giorni a seguire, almeno fino a domenica. Tutti con un fiore in mano, chi si intrattiene per molto tempo, chi si ferma per una veloce preghiera, chi invece ha un fiore che avanza e decide di lasciarlo magari in una delle tante tombe abbandonate. Ho visto cosa c'è. Tombe abbandonate, lapide che non sono messe al suo posto. Marmo ovunque, anche marmo di nomi disseminato per terra, è difficile anche ritrovarli poi un giorno. Certo, non si troveranno più. Al momento che uno dovrebbe cambiare qualche loculo qua, nemmeno le ossa si trovano qui sotto. Io ogni volta che vengo mi creda. Mi piange il cuore. Girare con microfono e telecamera all'interno del cimitero attira interesse e curiosità e sono in tanti a voler prendere la parola, ma per denunciare una serie di disservizi, quello più comune, la mancanza di luce. Continui furti di rame hanno lasciato letteralmente al buio quest'ala del cimitero, è un'ala nuova, e così questa parete che vedete nelle immagini è al buio da quasi 2 anni. Sono al buio da 2 anni e farò sicuramente la disdetta. Abbiamo fatto giustamente tante richieste sia al comune e tutto, ma ci dicono che si è rotto un pezzo e no, è costoso, non lo possono comprare, non lo so. In alcuni casi manca l'acqua, anche se la maggior parte delle fontane sono state riparate in extremis. In compenso non mancano le erbacce, mentre molti vialetti mostrano i segni dell'abbandono e dell'abusivismo, con improvvisate panche ed altarini di fortuna. Disordinato anche il piazzale antistante la confraternita di San Giuseppe e San Giovanni Battista. Non occorrono altre parole, bastano le immagini per mostrare un simile scempio, con marmi distrutti e rifiuti di ogni tipo che ricoprono persino i loculi. In compenso e a differenza degli altri anni, è ordinato l'afflusso al cimitero con un imponente servizio d'ordine garantito dalla Polizia Municipale ed un efficiente servizio di trasporto della MT. E domani si replica per il giorno clou della ricorrenza. E se da un lato la festa dei morti in Sicilia rimane una delle ricorrenze più sentite, è sempre più diffusa tra i giovani la festa di Halloween. Vediamo con Eva Spampinato. Al momento Palermo si scopre ogni giorno più violenta e pericolosa, e intanto alla stazione centrale del capoluogo, così come in altre città italiane, arriveranno i militari a sorvegliare la zona. Marco Gullà. Da Mondello al centro storico per passare da Sfera Cavallo e anche dal capo. Aggressioni, violenza comune denominatore di tanti quartieri di Palermo. Risse, rapine, aggressioni per futili motivi anche per una precedenza non rispettata. Un rider selvaggiamente picchiato.
Il capoluogo siciliano si riscopre violento e pericoloso. Quasi all'ordine del giorno si registrano episodi inquietanti. La control room istituita dall'amministrazione comunale sembra non scoraggiare più di tanto i violenti. Gli episodi continuano, le gang non temono nemmeno le forze dell'ordine. Intanto 400 militari dell'esercito in tutta Italia, di cui circa una trentina a Palermo, saranno impiegati per rafforzare l'azione di vigilanza e di contrasto ai fenomeni criminali avviata nelle principali stazioni ferroviarie del paese, dove transitano giornalmente decine di migliaia di persone. Proprio nella zona della stazione centrale di Palermo, negli ultimi mesi si sono susseguiti episodi di violenza e rapine denunciati anche dai frati minori della parrocchia Sant'Antonino. Il problema è che non si può pensare che sia solo questo della stazione, perché il nostro centro storico necessita di tante attenzioni e di una sorveglianza migliore di quella che attualmente c'è, perché diciamo che il cittadino viene abbandonato un po' a se stesso e deve provvedere da solo a trovare le soluzioni sulla criminalità che ogni giorno dilaga sempre di più nel centro storico di questa nostra benedetta e meravigliosa città. I 36 militari saranno sicuramente d'aiuto alla città di Palermo e soprattutto al centro storico, ma non basta. Noi abbiamo bisogno delle forze dell'ordine che hanno il polso della situazione, che conoscono i residenti, i cittadini, che sanno come muoversi. La domanda sorge spontanea: basteranno i militari a scongiurare l'allarme violenza a Palermo? Cassonetti e spazzatura in Viale Regione Siciliana a Palermo per bloccare il traffico in uscita dal capoluogo siciliano. La protesta è stata organizzata dopo il cambio dei sensi di marcia nella zona del cimitero di Santa Maria di Gesù dai residenti. Sono intervenuti gli agenti di polizia e della municipale. Dopo circa un'ora il blocco è stato rimosso, ma il traffico è ancora caotico. E sempre a Palermo un vero e proprio nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio su Palermo e provincia, con moltissimi disagi e danni. Paura al centro commerciale Forum, dove a causa della fortissima pioggia l'acqua è letteralmente caduta anche all'interno della struttura, ma è stata l'intera città a essere colpita. Da via Messina a Montagne, dove la strada che porta a Villa Abate si è completamente ricoperta d'acqua, fino a Mondello e via Ugo Lamar. Alfa. Allagamenti anche nella zona di Piazza Indipendenza. Ad Agrigento un poliziotto libero dal servizio si getta tra le fiamme e salva 4 bambini e un cane. A TG Sicilia il suo racconto, Tonino De Mana. Libero dal servizio si è lanciato tra le fiamme e la sua azione ha salvato 4 bambini ed un cane. È successo in un'abitazione di via Damareta ad Agrigento. Protagonista Santino Cosenza, 50 anni, sovrintendente in servizio alla Polfer. Prontezza, esperienza, senso del dovere lo hanno portato ad intervenire dopo aver notato una colonna di fumo visibile dalla stazione ferroviaria. Ad attirarlo le urla disperate di alcuni bambini. È andata bene, grazie a Dio, e quindi il primo pensiero è quello là di metterli in salvo, perché la situazione era abbastanza critica, come ripeto erano abbastanza presi dal panico, quindi tra pianti. L'altra situazione, insomma, aver sicuramente agito cercando di non fargli inalare o quantomeno a rendere minima l'inalazione dei gas, dei fumi, coprendoli e poi portandoli subito giù, poi loro mi hanno seguito regolarmente, io ho solo preso poi in braccio la bambina più piccola di 2 anni, portandomi, insomma, e cercando di coprirla con le cose che erano arrivate. C'era anche il loro cane, un grosso cane che, insomma, abbastanza velocemente si è diretto verso le scale e ha preso la via di fuga. È stato un grosso spavento per tutti. Fortunatamente, insomma, la tempestività, come le ripeto, sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale. Più che altro. Un plauso al poliziotto che ha saputo esserci sempre. Queste le parole del questore Emanuele Ricifieri. Sono provato ma sto bene, il nostro ruolo è di stare al fianco della popolazione, ma le condizioni drammatiche sul campo non ci consentono di lavorare. E quanto ha detto Jacopo Intini, uno degli italiani appena usciti dalla striscia di Gaza, a Sergio Cipolla, il presidente della ONG CIS di Palermo. Con Intini, che è il capoprogetto della missione della ONG palermitana, ha lasciato Gaza anche la moglie, Amala Ilan, anche lei operatrice dell'organizzazione. I due, ha aggiunto ancora il presidente della ONG, sono con l'ambasciatore italiano al Cairo. Fra qualche ora saranno trasferiti nella capitale egiziana e poi andranno in una struttura legata all'ambasciata.
E Palermo si ferma per 3 giorni per la festa del miliardario giapponese Nakajima. Il magnate orientale arriverà in città il 3 novembre e resterà fino al 5. Il miliardario ha affittato sia il Teatro Massimo che il Teatro Politeama. Ha riservato per intero i 2 grandi alberghi di lusso della città, Villa Igea e l'Hotel delle Palme, ma anche 3 hotel minori per lo staff. Sulla scelta i palermitani si dividono, anche le istituzioni sono in polemica fra loro. Maglio Viola. Palermo si divide sulla 3 giorni che terrà impegnata l'intera città per festeggiare il magnate giapponese Kaoru Nakajima. Il miliardario ha scelto il capoluogo siciliano per una grande kermesse in onore suo e della sua azienda. Per la grande festa ha invitato in città circa 1500 persone. Ha riservato per intero sia il Grand Hotel Villa Igea che il Grand Hotel delle Palme dal 3 al 5 novembre, ma anche 3 alberghi minori per lo staff ed ha anche affittato i 2 principali teatri della città, il Teatro Massimo e il Teatro Politeama. Socio fondatore di Amway, la piattaforma dove si vende praticamente di tutto in tutto il mondo, Nakajima è un imprenditore conosciuto come il tycoon del mondo asiatico. Aveva scelto di festeggiare a Palermo i suoi 70 anni, ma la pandemia glielo ha impedito ed ora vuole mettere in pratica il contratto già firmato in precedenza. Invece dei suoi anni festeggerà il compleanno della nascita della sua azienda, la cui costituzione è del 3 novembre, anche se lo statuto fu depositato il 9 novembre 1959. Una sorta di compleanno professionale per il quale Palermo si ferma per accogliere lui, la sua festa, ma anche la sua convention esclusiva e un incontro con tutti gli stakeholder locali che ha deciso di tenere con un grande ricevimento. Dunque 3 giorni e 3 ricevimenti ai quali si esibirà anche un Bocelli, il figlio del noto Andrea. Cene e incontri si terranno al Teatro Politeama, esibizioni e spettacoli al Teatro Massimo, ma se la città non sa scegliere se considerare l'evento un'occasione di promozione o una scelta dissennata che mortifica il nostro patrimonio, si dice invece chiaramente irritato il governatore Renato Schifani, che lamenta di non essere stato informato e mette in discussione l'opportunità di lasciare utilizzare in questo modo i gioielli di Palermo. Ma per il sindaco Roberto La Galla l'evento avrà importanti ricadute sull'economia e per l'immagine della città. Nel comune di Olivieri, nel Messinese, il sindaco Iarrera gira in bicicletta a caccia di rifiuti, una buona pratica che deve coinvolgere tutti, cittadini sentinelle degli spazi pubblici. Giusy Lazzar. A Olivieri, il piccolo comune nel Messinese, il sindaco e gli amministratori sperimentano ogni giorno buone pratiche per tenere pulite strade e piazze. In bici, con una cassetta di legno, il sindaco Francesco Iarrera va in giro a raccogliere i rifiuti abbandonati. E lo faccio tutti i giorni, per tutto il giorno. Cioè, io mi sposto giornalmente con questa bici e tutte le volte che incontro, che so, una bottiglietta, una carta, e la metto all'interno di questo cestino. La risposta devo dire che è buona. Ci sono molti bambini che adesso mi vedono, insomma, basta uno sguardo certe volte e tu rivedi a raccogliere magari la bottiglietta che avevano lasciato a terra pochi minuti prima. Ma non si ferma il sindaco, ha trovato un altro modo per fare sport e combattere l'inquinamento. Io ho un gruppo di amici con cui vado a correre 2 o 3 volte a settimana e adesso già da un po'. Quando corriamo facciamo lo stesso tipo di lavoro che facciamo con la bicicletta, cioè raccogliamo i rifiuti. Olivieri conta 2.000 abitanti. Se si pensa alle realtà metropolitane di Palermo, Catania e Messina, è difficile immaginare una soluzione dove si vive l'emergenza rifiuti. Io credo che sia replicabile su larga scala. Oggi potrebbe, ritengo, nascere un movimento che parte dal basso di cura degli spazi, cioè il cittadino che diventa una vera e propria sentinella degli spazi pubblici. L'esperimento del comune di Olivieri ha avuto il riconoscimento della giuria al premio per la mobilità sostenibile Urban Awards 2023. Una breve pausa, torniamo tra pochissimo con il calcio, non mancate. Bentornati, siamo al calcio. Il Catania torna alla vittoria sul campo del Brindisi nel recupero della seconda giornata. Sarau e Bocic firmano il successo. Marco Gullà. Sono molto felice perché abbiamo tenuto quasi per tutta la partita il pallino e abbiamo avuto pazienza, siamo riusciti a trovare il gol, magari
meno occasioni, però siamo stati compatti, lucidi e siamo riusciti a trovare il gol. Poi dopo il gol ci siamo sbloccati e vorrei che giocassimo con lo stesso piglio e coraggio che abbiamo avuto dopo il gol, no? Tanti fraseggi un po' più veloci, dobbiamo liberarci un po', non preoccuparci magari della classifica, stare sereni perché il campionato è lungo e alcune squadre riescono a trovare l'amalgama in breve tempo, alcune ci mettono un mese. Io è da giovedì scorso che ho delle sensazioni buone, dopo Monterosa abbiamo avuto una bella reazione tra di noi e quindi siamo sulla strada giusta, questo è il mio pensiero e oggi i ragazzi hanno dato dimostrazione che in questo diciamo ci ho azzeccato. Dobbiamo cercare di fare in modo di tornare a casa, riconquistare il Massimino, abbiamo questa partita domenica, poi la Coppa e poi un'altra fuori e cercare di riportare quando torneremo in casa un ambiente diverso che ci potrebbe dare grande aiuto e questo dipende solo da noi. E con le dichiarazioni dell'allenatore Tabiani chiudiamo. Grazie per averci seguito e buona serata.